maggio 1963. Il delitto di Christa Wanninger, attrice tedesca 23enne, tiene con il fiato sospeso l'opinione pubblica dell'Italia del boom economico. Il suo corpo viene ritrovato trafitto da 23 coltellate sul pianerottolo dell'appartamento di una sua amica in via Emilia, a due passi dal centro della Dolce Vita di via Veneto. 10 anni dopo viene dato un volto al suo assassino. È il pittore Guido Pierri, nella cui casa viene ritrovato un diario con la descrizione del delitto. Pierri, tuttavia, viene condannato solo 20 anni dopo e in secondo grado. Seppure ritenuto colpevole, il pittore non è punibile perché, secondo la Corte, al momento del fatto, ha agito nell'incapacità di intendere e di volere.